Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video, ragazzi miei. Che cos'è sta copertina? Che cos'era? Lo volete scoprire? E allora lasciate like. Andiamo. Come al solito però, ovviamente, prima ragazzi di andare al succo del video, quindi di cliccare, quindi il motivo per cui avete cliccato la copertina, ci andiamo a guardare una bella compilation di 20 persone sopravvissute all'impossibile. E vi assicuro ragazzi che anche la persona, il bambino che è nella copertina, è sopravvissuta all'impossibile, almeno secondo me. Ma ci arriveremo. Intanto guardiamo questo bel video di Gufo Saggio. Andiamo. Situazioni che li spingono lì. Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Oggi è una signora con i capelli biondi, mi piace. Tutti hanno affrontato sfide difficili o vissuto situazioni che li spingono lì. Ogni giorno alzarmi dal letto per me è una situazione che mi spinge al limite. Non so voi ragazzi, ma io faccio molta fatica. Limite. Anche nei momenti più bui della vita c'è sempre speranza e ci insegna lezioni preziose. Per me personalmente, visto che mi sveglio a mezzogiorno, è il fatto che so che devo andare a mangiare. L'unico modo per cui mi devo... L'unico motivo per cui io mi alzo è questo. Oggi vi mostriamo 20 persone che sono sopravvissute all'impossibile. Chissà se ci sono io. Pensa alla cosa più strana con cui potresti svegliarti e... Non lo so, la forza di svegliarmi. Quella è la cosa più strana. Ti avvicinerai a ciò che Ruth Hamilton ha vissuto una mattina di ottobre. Una pietra. Nella sua casa nella Columbia Britannica. Prima il suo cane ha abbaiato, poi è seguito un'esplosione e quando ha aperto gli occhi ha visto pezzi di muro che le cadevano addosso. Ma? Quando ha chiamato i servizi di emergenza ha visto una grossa pietra sui suoi cuscini. Che praticamente questa si è svegliata col tetto che le cadeva addosso. Grande quanto il buco nel soffitto. Porca miseria! Un meteorite dallo spazio era appena caduto accanto a lei sul letto. Non è possibile, ma quante sono le probabilità che... Un meteorite sul letto? Ok, devo dire che la mia era meno rara allora, effettivamente. Numero 19. Sì. Effettivamente sì. Vai. Una mattina Steve Brumer stava nuotando a Lovers Point Beach a Monterey, California, quando un grande squalo bianco lo tirò fuori dal nulla. In che senso, scusami, l'ha salvato lo squalo bianco? Sorprendentemente, lo squalo lo sputò e lo fissò confuso. Come lo sputò? Cioè, se l'è mangiato e l'ha vomitato? Lo squalo probabilmente pensava che Steve fosse una foca e ha... Che gli faceva schifo? Ha avuto uno shock quando ha assaggiato un essere umano. Fortunatamente Steve è sopravvissuto. Cioè no raga, aspettatemi un secondo. Praticamente allora, ricomponendoci un attimo, questo tizio è andato a mare, si è fatto il bagno, se l'è mangiato uno squalo, ma l'ha sputato perché gli faceva schifo allo squalo? Quanta fortuna puoi avere per... Cioè... Numero 18. Cadere da 10.000 piedi nella foresta pluviale peruviana non è un regalo di Natale ideale per nessuno. Ma effettivamente non penso. Ma era la realtà per Juliana Kopke nel 1971. Un anno dopo che nascesse mia mamma. A un certo punto si è svegliata nella foresta pluviale e i suoi ricordi erano confusi. Cioè? Era stata su un aereo con sua madre che era precipitato e Juliana era miracolosamente sopravvissuta. Cioè 10.000 piedi quanto sono di altezza? 3.048 metri. Ragazzi, c'è a 3.000 metri d'altezza. Porca miseria. Cioè... Un bordello praticamente, quasi metà tipo dell'Everest. Tuttavia, la fortuna non ha avuto nulla a che fare con la sua sopravvivenza, poiché era cresciuta nella stessa giungla. Come era cresciuta nella stessa giungla? Cioè, è rimasta lì? È sopravvissuta ad animali mortali e insetti per giorni, fino a... Ok. Quando ha finalmente incontrato un gruppo di pescatori che l'hanno salvata. Vabbè, ragazzi, io penso che se... A parte che io non sarei mai sopravvissuto a 10.000 piedi d'altezza, perché io ve lo dico sempre, io se me ne vado in un cimitero e mi vedo i morti, si toccano i gioielli di famiglia perché hanno paura che gli porto sfiga. Tolta questa situazione, pure che fossi sopravvissuto alla caduta aerea, appena io vedo un insetto normale così, venuto, arrivederci. Numero 17. Vai. Questo momento successivo parla di un soldato ucraino che deve la sua vita a un iPhone 11. Perché gli hanno sparato e il soldato l'iPhone... era di pattuglia quando lui e i suoi commilitoni sono caduti in un'imboscata delle... Ma perché hanno dei cappelli da chef? Che soldati truppe sono? Nemiche. Durante lo scontro a fuoco il soldato è stato colpito al petto da un proiettile. Però aveva l'iPhone sul petto, mamma. Fortunatamente il proiettile è stato fermato dal suo iPhone che aveva nel taschino. Ah ok, pensa che fortuna. Quando è stato portato in un... Cioè, incredibile. In ospedale si diceva che il proiettile fosse stato fermato dal telaio metallico del telefono e anche dallo schermo di vetro temprato. Cioè pensate che roba assurda. Una raga, vera fortuna, vero? Sarà incorniciato quel telefono.
numero 16. Hiromitsu Shinkawa è un uomo sopravvissuto all'impossibile dopo lo tsunami in Giappone, che uno tsunami ha distrutto la sua città ed è finito seduto sul tetto galleggiante della sua casa. Madonna, raga, io non riuscirei mai a... Cioè, raga, immaginatevi tipo una città che viene inondata dall'acqua. Il residente di 60 anni di Fukushima, Giappone, ha visto arrivare l'onda dello tsunami e ha deciso di correre in casa per prendere le sue cose. Una cosa tira l'altra. Cioè, praticamente casa sua è diventata una zattera. E decise di aggrapparsi al tetto galleggiante. Madonna, raga. Alla fine, l'uomo è stato trovato da una barca a miglia di distanza dall'oceano, dopo aver attirato la loro attenzione sventolando una bandiera rossa. Che pensa che storia, incredibile. Numero 15. Cioè, assurdo. L'ultima cosa che non vuoi provare... Ma perché ci sono insetti? ...a calpestare è un nido di formiche rosse pungenti. Ma guarda, grazie, ma lo so. Senti. Ma una donna di nome Joan Murray non sarebbe sopravvissuta a un incidente con il paracadute se quei fastidiosi insetti non fossero stati lì. Cioè, aspetta, non ho capito, questa è caduta col paracadute? Lei si è rotto? Mi pare di capire, ed è caduta su un formicaio? È caduta a 4400 metri ed è atterrata su un mucchio di formiche rosse. Io avrei preferito morire. A parte gli scherzi, eh? La collina potrebbe aver interrotto la sua caduta, ma le formiche che si precipitavano sul suo corpo per difendersi, pungendola centinaia di volte, mantenevano alta la sua adrenalina. Cioè, quindi l'hanno salvata praticamente. È rimasta in coma per 2 settimane. Voglio dire. Ma alla fine è sopravvissuta. Non lo so se avrei voluto avere sta fortuna. Voi ragazzi che dite? Numero 14. Fino a che punto andresti per sopravvivere? Tutto comunque, cioè, ci tenga alla mia vita. Per nel tre senso. Mesi, l'atleta canadese Marco Lavoie è rimasto bloccato nella natura selvaggia. Madonna. Vicino al fiume Nottoway, nel Quebec occidentale, Canada. Un orso aveva distrutto la sua barca, lasciando lui e il suo pastore tedesco bloccati in mezzo a nulla. Bel casino. Stava morendo di fame e alla fine ha fatto l'impensabile. Non mi dire che si è mangiato il cane perché me ne vado. Ha mangiato il suo cane. Questa è tipo una delle predict più grandi della storia, che proprio dovrebbe essere presa questa clip del mio video ed essere messa su TikTok e fare 1 miliardo di views. Dopo essere stato salvato una settimana dopo, che ha fatto? L'ha vomitato? È stato criticato per il suo atto disperato. Non so cosa, io non commenterò. Cosa avresti fatto nella sua situazione? Non lo so, raga. Non so. Allora, facciamo un discorso serio. Se dobbiamo pensare alla sopravvivenza, nonostante molti di voi staranno per dire no, io non l'avrei mai fatto, ragazzi, vi posso assicurare, anche se non l'ho mai provata, ma mi viene da pensare così, che la famosa rabbia da morte ti porta a fare qualsiasi cosa. Cioè, se tu sai che stai per morire, morire, finita, basta, cioè tu fai qualsiasi cosa. So che il gesto in sé è qualcosa di orribile, però non lo so, forse se fosse la mia unica chance, forse lo farei, non lo so. Voi che dite nei commenti? Non lo so, raga. Mi farebbe probabilmente anche schifo. Però, cioè, facci sapere nei commenti. È molto strano. Numero 13. Non so cosa dire. Il cameraman di 42 anni, Michael Benson, stava filmando i vulcani alle Hawaii con un pilota. Ok. Quando si sono trovati nei guai e si sono schiantati contro un vulcano in ebollizione. No. Con la lava dentro? Fortunatamente sono atterrati su una sporgenza e sono stati rapidamente salvati quando un altro elicottero li ha individuati. Io ho capito, sì, ma il tizio stava mettendo le mani sulla terra tipo a 300 miliardi di gradi. Non avendo Cioè, io mi brucio quando per sbaglio l'acqua bolle, che mi faccio la pasta e mi va una goccia sul dito, mi metto a piangere, chiamo mia mamma. E questo faceva così nella montagna. In modo per salvarlo, calarono un cesto nell'apertura del vulcano e lo recuperarono in quel modo. Madonna. Numero 12. Di tutte le coppie che dovrebbero semplicemente sposarsi per via della loro fantastica storia, ovviamente il fulmine, raga, ci avete fatto, ormai ci avete fatto anche i meme su Instagram. Chris e Lexi Varga sono le migliori. Mentre camminavano mano per la mano, questo è tipo una simulazione, per prendere degli hamburger, improvvisamente caddero a terra. Madonna. Un passante in preda al panico ha detto loro che erano stati colpiti da un fulmine. Madonna, immaginati il dolore, secondo me manco lo senti. Entrambi sono sopravvissuti perché, secondo il loro medico, le loro mani intrecciate dissiparono la corrente elettrica, lasciandola passare attraverso di loro. Capito, ragazzi? Prendetevi per mano quando camminate per strada, che non si sa mai, eh.
Number 11. Vai, questo è il mio numero, vediamo se c'è qualcosa di figo. L'attore Armie Hammer ha interpretato Mike nella vita reale, che ha calpestato una mina del deserto e ha dovuto rimanere fermo per 52 ore. L'ho visto questo film, ragazzi, è incredibile. Ha paura di esplodere. Praticamente, ve lo spiego in breve, sto soldato era tipo in guerra, tipo dovevano disinnescare delle mine, erano in un campo minato. Si è accorto di aver calpestato una mina. E ovviamente che succede? Se voi calpestate una mina anti-uomo, se vi togliete il piede nel momento in cui la calpestate, esplode. Quindi praticamente lui l'ha calpestata ed è rimasto bloccato per 52 ore. Il film ha creato suspense quando è stato rivelato che 33 milioni di mine erano nascoste in quel deserto. 33 milioni. Mike ha dovuto... Quale voglia le hanno piazzate? ...combattere contro la natura, gli umani, la sua volontà vacillante e i suoi incubi. Contro ogni previsione è rimasto fermo e alla fine è stato trovato e salvato. Incredibile. Numero 10. PS, il film è ispirato a una storia vera, cioè questa cosa è successa veramente. Nel 1985, due alpinisti britannici decisero di scalare la parete ovest ancora inviolata del Siula Grande. Basso, delle immagino. Ande peruviane. La salita è iniziata bene quando Joe Simpson e Simon Yates hanno raggiunto con successo la vetta. Ok. Ma durante la discesa, Joe si è rotto una gamba ed è rimasto bloccato su una sporgenza pericolosa e non poteva muoversi. Simon non poteva vederlo o sentirlo. Cioè, immaginatevi essere bloccati lì, raga. E pensava che fosse morto, prendendo infine la decisione di tagliare la corda che li collegava per potersi salvare la vita. Joe, tuttavia, non era morto ed è riuscito a strisciare giù dalla montagna prima. Chissà se si è arrabbiato con lui. Prima di essere salvato 3 giorni dopo. La 3 giorni. Parte notevole è che Joe ha perdonato Simon per averlo lasciato indietro. Stavo per dirlo, chissà se l'ha perdonato invece. Avresti fatto lo stesso. Ho capito, sì, cioè, se mi devo salvare io e il mio amico non lo vedo, non lo sento più, che devo fare? Rimango lì e muoio con lui? Almeno in suo onore continuo a vivere la mia vita da scalatore di montagne. Secondo me non hanno più scalato una montagna quei due, però. Numero 9. Hai sentito parlare di Jack e Rose sul Titanic? Ovviamente. Beh, ma hai sentito parlare della storia di sopravvivenza del tennista Dick Williams? Non so chi sia. Salì a bordo del Titanic con altre 2239 persone nel 1912. Ok. Quando colpì l'iceberg, Dick Williams saltò in mare, nuotò fino a una scialuppa di salvataggio semiaffondata e trascorse 6 ore nell'acqua gelida. Madonna, con quale voglia! Finché una nave non lo salvò. 6 settimane dopo, Dick Williams vinse un torneo di tennis. Ah! E 2 anni dopo, il suo primo titolo singolo a US Open. Pensa che roba! Numero 8. Per molto tempo, nessuno sapeva chi fosse quest'uomo, ma alla fine divenne noto come l'uomo con un occhio solo e un arpione. Ok. Phineas Cage era un caposquadra della costruzione di ferrovie che visse a metà del XIX secolo. Okay. Nel 1848 fu coinvolto in qualcosa che avrebbe cambiato il corso della storia della medicina. Ha usato una lunga asta di ferro, chiamata ferro da pressatura, per impacchettare polvere esplosiva in un buco in una roccia. Ok. L'asta di metallo gli ha accidentalmente attraversato il cranio, ma miracolosamente... Cioè tipo, gli ha bucato questa parte? È sopravvissuto. Ma come? Ha subito una lesione cerebrale. Ah beh. Numero 7. Un bambino autistico di 3 anni, di nome AJ Elfalak, è scappato di casa ed è scomparso per 3 giorni, finché non è stato ritrovato in una pozza d'acqua nel bosco. Cosa? I suoi genitori e la polizia avevano gradualmente perso la speranza. Direi, sì, 3 giorni sono un bordello. Ma furono felicissimi quando fu ritrovato 72 ore dopo in un ruscello. Ci credo. La ricerca ha coinvolto squadre di ricerca che hanno gradualmente perso la speranza. Ma furono... Il ragazzo soffriva solo di alcuni morsi di formiche e disidratazione. Cioè, è stato 3 giorni così tranquillo? Come ha fatto? Numero 6. Io non ci riuscirei a sopravvivere. Riesci a immaginare di sopravvivere per 28 giorni in mezzo all'oceano? No. Se hai sperimentato ciò che ha vissuto Adrian Vasquez, potresti pensare di aver avuto allucinazioni per tutto il tempo. Cioè? Era su una barca con altri 2 amici quando il motore si è rotto. Mannaggia. Senza nessuno in giro e senza telefoni, il trio è andato alla deriva in mare per settimane.
Due dei suoi amici non ce l'hanno fatta, ma Adrian è stato abbastanza fortunato che è iniziato a piovere. È stato trovato 28 giorni dopo. Madonna, raga! A 1000 chilometri dalla terraferma e vicino alle isole Galapagos. Cioè i suoi due amici quindi sono morti? Wow! Numero 5. Prima di andare al numero 5, venite con me che vi faccio vedere il motivo perché avete cliccato questo video. Andiamo, dai. Allora, ragazzi, è uno short, quindi ve lo traduco io. Questo ragazzo, praticamente questo bambino, ha sentito un dolore fortissimo all'interno del suo naso, ok? Ma quello che poi... Andando dal dottore, quello che il dottore appunto ha trovato all'interno del naso è stato qualcosa di incredibile. Praticamente soffriva di sto dolore al naso in un modo assurdo, solo che magari pensava fosse anche una cosa temporanea. Fino a quando, un giorno, andando a scuola, praticamente è svenuto. Cioè è svenuto a terra, come potete vedere è caduto. È caduto e ha sbattuto la testa. Ovviamente chi era a scuola ha chiamato l'ambulanza, l'hanno portato in ospedale e quello che hanno trovato all'interno del naso, ragazzi, era qualcosa di incredibile. E no, non è uno scherzo perché farà veramente schifo, quindi preparate. Ragazzo è un ragazzo asiatico e attenzione, ragazzi, perché quello che aveva all'interno del naso, il dottore lo sta per tirare fuori, era una cavolo di lumaca ed era pure viva. State per vomitare? Immaginatevi a me che si muove pure quella schifezza. La crudeltà che ha avuto luogo nelle Ande. Questo cioè? Si riferisce all'incidente di una squadra di... Ok, torniamo al video. Che ha avuto luogo nelle Ande. Ok. Questo si riferisce all'incidente di una squadra di rugby e delle loro famiglie che sono rimaste bloccate per 72 giorni nelle Ande. 72? Dopo un incidente aereo. I sedili degli aerei venivano usati come rifugi e bevevano la neve sciolta. Quando il cibo finì, uno di loro decise di scalare una montagna per trovare la civiltà. Le autorità all'inizio non credettero alla storia. Ma com'è possibile? Finché non trovarono il resto della squadra. Credettero alla storia finché non trovarono... Wow. Luis Zamperini era un atleta olimpico e veterano della Seconda Guerra Mondiale, okay. Diventato famoso per la sua incredibile storia di sopravvivenza dopo essere stato disperso in mare per 47 giorni. Ma raga, ma come fa sta gente nel a sopravvivere? Nel 1941 si arruolò nell'aeronautica degli Stati Uniti e fu trovato in mare e fatto prigioniero dalle truppe giapponesi. Ah. Il film del 2014 Unbroken ha rappresentato un momento in cui lui e i suoi compagni prigionieri sono stati costretti a portare un pesante tonco di legno come punizione. Madonna. Nonostante le condizioni strazianti è sopravvissuto e ha vissuto fino a 97 anni. Pensa che storia, zi, madonna. Cioè immaginatevi, raga, che è esistito un signore che poteva raccontare questa numero storia, 3. Cioè wow. L'unica cosa nella mente di Angel Hernandez quando era bloccata nel deserto lungo la costa centrale della California era sopravvivere un giorno di più per sé e per la sua sorellina. Cioè? Tutto è iniziato quando la sua Jeep è precipitata in acqua da un dirupo. Mannaggia. Si è svegliata con ferite alla testa e costole rotte. Aia. Angel rimase sulla costa per un'intera settimana senza che nessuno la incontrasse. Com'è possibile? Alla fine ha avuto la fortuna di essere trovata da un gruppo di surfisti. Incredibile, raga, comunque. Numero 2. Cioè, assurdo. Riley Leon aveva appena terminato un'intervista a Whataburger quando un tornado ha interrotto il suo viaggio verso casa. Cioè? Lui e il suo amato camion sono stati lanciati sull'autostrada 290. Greve. Il tornado è diventato camion sono stati lanciati sull'autostrada 290. Il tornado è diventato noto come il tornado di Joplin del 2011. Madonna. Che ha devastato la città di Joplin del Missouri e ha causato la morte di oltre 150 persone. Madonna. Tuttavia, Riley è sopravvissuta al tornado e ha persino ricevuto un assegno di $15,000. Solo? E un'auto nuova di zecca. Io gliene avrei dati di più, però vabbè. Vediamo. Dubbio che c'è al primo posto, va. Janelle Gusman McMillan è diventata nota come l'ultima sopravvissuta dell'11 settembre ed è rimasta sepolta sotto le macerie per più di un giorno e Madonna, non ha potuto chiedere aiuto per un totale di 27 ore. Dopo giorni di intense ricerche, i soccorritori hanno trovato la donna e l'hanno subito portata in ospedale. Eh sì, raga, anche perché erano gigantesche, cioè quindi immaginatevi che crollando, raga, chi ci trovi là dove sotto? Dove poi è guarita. La sua incredibile storia è stata infine trasformata in un film. Madonna. Qual è la cosa più impossibile a cui hai assistito? Allora, secondo me, io rimango dell'idea del tizio
quello lì dello squalo che è stato mangiato e poi vomitato. Ragazzi, voi fatemi sapere la vostra nei commenti. Ci vediamo alla prossima. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un bacio. Ciao a tutti.